tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xyuder e oggi ragazzi puntata veramente molto molto interessante, amici miei. Oggi guardate un po', guardate un pochettino dove siamo. Siamo in un server privato di Clash Royale, probabilmente dell'Europa dell'Est, e in questo server privato, ragazzi, ci sono le nuove carte, le quattro nuove carte che Supercell ha rilasciato, o meglio, rilascerà ben presto. Ancora mancano i pipistrelli. Oggi, ragazzi, volevo quindi farvi vedere un deck costruito con il cannone a rotelle. Andiamo a modificare subito una carta che non dovrebbe andare lì, ed il deck che io vorrei usare è questo qui: Og Rider, cannone a rotelle, pala di fuoco, moschettiere, tronco, scheletrini, zap e mini pecca. Lo andiamo a provare subito e vediamo un po' anche questa nuova carta come si va a comportare in arena. Siamo nel campo di prova, ovviamente, contro un maestro royale. Intanto vedete anche la nuova skin delle torri, veramente molto molto bella agli occhi. Apriamo subito con un moschettiere a livello 9, vediamo come risponderà lui con un altro moschettiere al 9. Subito per noi il cannone, ragazzi, pala de fuego, cattivissima, per fortuna non riesce a colpire il moschettiere ed è partita subito la combo, ragazzi. Il cannone è velocissimo, l'Og Rider lo è ancora di più. Guardate lì a destra, che grande casino. Andiamo intanto a fermare il colpo del suo Grider. Riusciamo in qualche modo ad eliminarli. Abbiamo di nuovo l'attacco principale dello Grider, del cannone a rotelle sulla destra. Come vedete, in questo momento distrutto, si pianta per terra e diventa un cannone normale. Lui riapre con un moschettiere a livello 9. Andiamo a mettere anche noi un altro moschettiere, pronti per cercare di tirarglielo giù. Così infatti facciamo, e ci prepariamo invece a fare una pushata violenta dalla sinistra. Mini pecca anche per lui. Andiamo a fargli il trick del mini pecca, che torna indietro, e adesso parte il nostro, lo lasciamo andare. Intanto noi, wow, anche lui con il cannone al 5, hai capito? Guardate, il mini pecca tira due legnate al cannone e lo mette giù lì. Scheletrini per lui, avanti con la nuova combo sulla sinistra, sempre credere che cannone lo spinge dentro. Andiamo a zappare per il retarget ed è proprio così, ragazzi, incredibile, devastante, allucinante, non c'è niente da fare, bellissima la combo del cannone più l'Og Rider. Come vedete, Og Rider che continua a maciullare su maciullazioni i colpi della sua torre principale, la porta a 165. Direi che è giunto il momento di andare a chiudere questa partita, e cosa di meglio se non con un cannone. Vediamo un pochettino, si avvicina e spara tirando giù il suo castello principale. Bene ragazzi, spero che questo deck vi possa tornare utile non appena il... Dov'è che suona? Non appena il vostro cannone verrà sbloccato. Io vi ringrazio per adesso per aver guardato questo brevissimo video e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!